Good evening, ladies and chamberlain. Chiedo scusa se appaio distratto, ma effettivamente devo fare un po' di marketing, advertising, eccetera, eccetera, eccetera. Nel mentre vi do il benvenuto, come sempre, voglio fare un approccio un po' diverso rispetto alle altre volte. Voglio evitare di tenervi lì in attesa. Prima di cominciare, cerco un po' di intrattenere nel frattempo. È da un po' che non ci vedevamo, almeno era da un po' che non vedevamo Soma, venerdì, no, chiedo scusa, domenica scorsa. Abbiamo provato a fare Apex, tra l'altro è stato un successone, credo di essere l'unico pirla nell'universo che non è riuscito a fare spettatori con Apex, il che è tutto dire. Oggi ritorniamo dove eravamo rimasti con Soma, tra l'altro dove eravamo rimasti? Bella domanda, perché effettivamente non me lo ricordo, tra una cosa e l'altra sono passate sì 2 settimane, quindi è comprensibile se nemmeno io mi ricordi che minchia ho fatto l'ultima volta. Mi ricordo che comunque eravamo devo presumere che siamo veramente vicini alla fine. Quindi immagino che questa, se non è l'ultima, sarà almeno la penultima live insomma, non so nemmeno che cosa fare dopo, a dire il vero, perché non so, mi immaginavo potesse durare molto di più questa serie di live. Spero di non sbagliarmi e spero soprattutto di poter, anzi, non so se spero di sbagliarmi o meno, perché a dire il vero è un po' una bella faticaccia sta serie. Finalmente stanno iniziando ad arrivare i cagotti quelli seri, quindi adesso inizia a essere un po' meno divertente di prima, per me quantomeno, poi non so per voi. Boh, direi che possiamo partire, che se no si fa notte in questi casi, perciò partiamo. Allora, no, ripeto, non ricordo esattamente dove eravamo, ma credo che è esatto. Ci viene in soccorso il Re Cappone. Allora, sembra riuscito a entrare a Tau, dove dovrebbe trovarsi Arca, questo me lo ricordo. Deve trovare Arca e portarla da Fi, dove portarla a lanciarla nello spazio. Sì, effettivamente manca, a conti fatti manca pochissimo. Se proprio vogliamo fare un briciolo di, tra virgolette, di esplorazione della lore, mi ricordo per esempio che ci sarebbe da capire per quale motivo abbiamo trovato prima dentro il, all'interno del Dumbat, qualcuno che dice che era colpa di Catherine, che sarebbe la coscienza che ci sta guidando. E poi chi cazzo era quella specie di roba orripilante che ci chiedeva di fermare qualcuno lì come si chiama? Non era sì, Omicron dell'ultima volta. A questo punto vorremmo delle risposte, a questo punto ce le dovremmo guadagnare, come si suol dire in questi casi. Perciò andiamo a guadagnarci ste cazzo di risposte. Ok, sono riuscito anche a coprire la distanza del caricamento, che di solito non ci riesco mai quando faccio sti recapponi maledetti. Vi ricordo soprattutto che adesso c'è un, ecco, grazie. Dicevo che soprattutto c'è un mega cagotto incoming. Mi devo ricordare i tasti, perché sennò faccio un putain air. Ok, questa spegne la torcia fa rumore. Ok, sta porta non si apre. Io voglio andare con molta calma perché mi ricordo c'era una roba abbastanza inquietational, diciamo. E poi come sempre in questi casi, oh, altri spettatori, grazie mille. Allora, sembrano delle uscite bloccate, uno straccio di mappa. E credo che mi servirà se ho ben capito che cosa bisogna fare. Per esempio, dice che da qui c'è un ingresso, esatto, eccolo qua. Ah, c'era la luce accesa, figurati, non me ne ero manco accorto. Pensa a te. Uno scenario molto idilliaco, nel caso di dirlo. Ecco, questa è la porta che avevamo beccato
l'ultima volta, dietro il quale letteralmente, proprio appena aperta, si trovava lo schifo nucleare dal quale io mi nasconderei, tipo, provo a fare una roba molto stealth. Ok, si sta aprendo. Perché devo presumere che lo dovrò aggirare in qualche modo. Qualcosa mi dice che dovrò aggirare sto cazzo perché è come se lo vedessi che sta avvenendo qui, vero? Cazzo. Cazzo, come si correva? Ok, mi sono ricordato. Ho avuto un attimo di lapsus, ma ce l'ho fatta. Porca troia, corre pure lui, però non è giusto. Dovevamo farla alla pari sta cosa, come sarebbe a dire? Scusami. Ok, ce l'abbiamo fatta, possiamo andare avanti. Perlomeno possiamo provare ad andare avanti. Apriti, cazzo, apriti! Bene, non è stata una grande idea, vero? È peggio di prima adesso, vero? Ok, io nel dubbio mi chiudo dentro. Ok, questa mi serviva più avanti. Che cosa abbiamo qui? Oh merda, sta arrivando, vero? Sì. Apriti. Dove minchia? Madonna santa. No. Certo che sono comode ste cazzo di porte, eh? Porca miseria. Vorrei sapere chi le ha progettate. No. Io sto aprendo porte dappertutto perché non so dove devo girarmi proprio. Non ne ho la benché minima idea, non so come fare, non so come lo fermo io questo coso. Non sta bussando alla porta, vero? No, l'ha proprio aperta, non è che sta bussando. Dov'è? Ma che cazzo? Come si muove sto? È fermo. Merda, non era fermo, non era fermo, non era fermo per niente. Aia, vaffanculo. Era necessaria l'inquadratura proprio da vicino, 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 vicinissimo. Adesso io non so nemmeno dove è andato. Non me ne frega un cazzo, io scappo. Dovunque si possa scappare, io scappo. Apriti. Ecco, grazie. Sali la scala, sali, 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 sali. Non dirmi che sto salire le scale, non dirmi che sto salire le scale. Ne siamo liberati temporaneamente. Ma come il vago sospetto che lo rincontreremo presto. Oh, grazie, queste ci servono. Qualcuno ci servono tanto, cazzo. Che stavamo crepando. Ci è mancato veramente pochi. Chi ha parlato? Ma che cazzo? Non l'ha mai fatto quel giochino. Dispacci. Comunicazioni, quindi. Mamma mia. Stato fine, le linee d'accesso. Sembra che si possa arrivare dall'altra parte, dove dobbiamo andare. L'unica cosa è capire come.
Aspetto a pregare che nessuno cerchi di ucciderci, che non si sa mai. Questa la chiudo. Ma che... Perché? Sta glitchando malissimo. Oh, un buffer. Ecco, così cerchiamo di capire che cazzo è successo. In che senso non vorrei che WoW la inghiottissa, lo inghiottisca? Si può prendere anche quella, cioè nel senso... Non so se è preso i colpi, adesso può prendersi anche la... Infermeria, bagni, dove cazzo devo andare? Dai, non forse qui. Sì. Ho capito, ma chi cazzo... Si fermerà. Sento gente che respira, è normale? Qua vibra tutto, che cazzo sta succedendo? Io questa la chiudo nel dubbio, non si sa mai. Cosa? Che cazzo sta succedendo? Perdono, qualcuno che mi dà una spiegazione? Oh, ecco cos'era. Mi stavo preoccupando. Allora. Cosa vuol dire nessun carico rilevato? Vorrete mica dire che devo andare a cercare sta cacchio di roba prima di... Eh? Non mi vorrete dire mica questo? Perché sta tremando tutto? Mi dite per cortesia? Mm? Oh, altri spettatori, grazie mille. Allora, infermeria. Cerchiamo... Fare di capire che qualunque e dovunque cosa sia, anche se più qualunque che tu, sì, ok, la dovevo fermare. Se mi dici dove cazzo devo andare, non è che mi aiuti tantissimo. Cosa vuol dire che c'è qualcuno qui? Ok, sì, ho capito. Non mi stai mettendo paura, mi stai rompendo i coglioni così. Non sei di grandissimo aiuto. Chiunque o qualunque cosa... Grazie, ecco, adesso ti sei reso utile. Però te ne vedresti più utile se mi dicessi dove minchia sta... Aspetta, perché posso accenderlo? Chi cazzo è Alexi? Cosa mi dice che può guidarmi? L'unico... Ok,
facci schifo, però ragazzi. L'unica cosa è che questa, per esempio, è bloccata. Qui ci siamo entrati prima. E qua glitchava di brutto. Aspetta. Ah no, è la luce. Oddio santo, sta roba mi fa uno schifo che non ne avete idea. Non riesco a capire dove si possa. Voi non avete idea dei rumori che sto sentendo. Proprio non. Area del lavoro, forse è qui. Qui non l'abbiamo controllato. No, perché è da dove siamo venuti, quindi no. Qui è dove abbiamo. Qui. Non parlo mai più. Non farlo mai più. Tacci tua. Provo a rientrare qua, magari mi sto perdendo qualcosa. A parte un paio di coronarie, puttana Eva. Perché allora, qui non posso fare nulla, dice di piazzare il carico. Non c'è nessun carico, non può andare avanti. Qui non c'è nulla, qui neanche. Qui è tutto vuoto, perciò non può essere qui. Ok, e fin qui ci siamo. Continuo a non capire perché sta tremando tutto. Infermeria. Che non si può. Non si può entrare. Dopo quei 12 infarti che ho avuto tra l'inizio di oggi e l'ultima volta, non mi sembra il caso di. Continuo a non capire cosa sono questi rumori inquietanti. Aspetta. Cosa fosse, ma sembrerebbe Catherine questa, giusto? Mi confermate? Sì, ma non mi aiuta per niente. Questo continua a parlare di Alexi.
Qui non c'è nulla che posso toccare. No. Non ho nessun cazzo di modo di capire. Sono solo amalgame di corpi strani di varia natura. Specie di misto. Vabbè. Non c'è niente che possa aiutarci, a parte che qui glitcha da paura. No, boh. A me sta glitchando male in tutte le stanze. No, qui non c'è nulla, questa non c'entra niente. Aspetta, questa non l'avevo letta. Non ci interessa, non è utile allo scopo. Questa nemmeno. Non c'è niente, nessuno che può aiutarci qua dentro, proprio dal profondo del cuore gradirei delle spiegazioni, sul serio. Non è che devo tornare indietro in qualche modo, no? No, non c'è proprio nemmeno la possibilità di farlo. Quindi no. Allora, dove stracazzo dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Dateci delle indicazioni o qualcosa che... Ah, ecco. Magari le leggo. No, niente che possa aiutarmi, sono informazioni sommarie. Aspetta che... Ok. Tutto fuori. Giusto, mi ero dimenticato che posso fare questo. Merda, serve un pin. Tacile Pippo, proprio è il caso di dirlo. Ok, però abbiamo sbloccato l'infermeria. Quella non c'era bisogno di un pin. Quindi proviamo a salire e vediamo che stracazzo succede, perché a questo punto... Tanto mi dà tanto per un semplice rapporto di causa ed effetto, non avendo trovato nessun pin da nessuna parte, per entrare nella... Una persona vera? Che cazzo? Sarah Lindwall, payload technician at the service. Are you excited? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Overcrow? Yeah. There's no one alive at Overcrow. Been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta. They are. If you live near them. There's not a lot left to pay those two. And I'm the only living person we've met. You mean I'm the last living human on the planet? Misha. Who are you again? Simon Jarrett. Station Jarrett? Nowhere. I used to work in a bookshop at the time. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. I don't know what it is. Now what do you want with it? Take it to the Gun of Five. Launch it into space. How was the plan, Alvin? Been guarding it ever since we brought it back to town. Miss... Ok,
Ciao Mattia, sei arrivato un po' in ritardo, ma ci sei anche tu. Sì, non l'ho visto, scusami. Lo guarderò magari dopo. Mi ha appena chiesto di staccare la spina, vero? Cazzo, sei triste. E vabbè. Scusami, ma... Mi stai per caso dicendo che devo inventarmi qualcosa? Non lo posso neanche riattivare. Devo trovare una soluzione. No, non l'ho visto. Allora, vediamo. Serrature porte. Perché si è messo il pin da solo, scusate? Perché di tutte le foto quella di Catherine è la più glitchata? Ci deve essere qualcosa che io non so. Interfono. No. Cioè, giusto, non c'è nessuno che può rispondere, quindi come cavolo lo... Ah, aspetta. Adesso ho capito. Giusto, non ci avevo pensato. Me ne sono accorto adesso. Metto questo nel montacarichi e poi scendo nella dive room e lo faccio arrivare dall'ascensore. Ok, perfetto. Non ci avevo, avendo l'attenzione ai particolari di un crotalo. No, questo è il bagno. Dive room è da questa parte. Ok, scendiamo giù, chiamiamo l'ascensore e prendiamoci sto cazzo di cosa. Andiamocene da qua. Che puttana miseria, mi fa un po' schifo ormai sto posto. Dov'è? Eccolo qui. Ok, lo facciamo scendere di nuovo nella dive room. Ok, sembra tutto a posto. Piazziamo tutto qui. Come sarebbe a dire? Ah, ecco. Adesso abbiamo... Ok. Qui siamo chiusi dentro, quindi dovrò... Ehi, che succede? Chi è stato? Che mi sono perso?
Vuoto il meccanismo di allagamento in che senso, scusate? Ma ecco, sto per dire come posso intervenire. Così. Si glitcha tutto sempre di più. Ma no, aspetta, non si sta glitchando. Perché si sta annacquando la zona. Solo che sta andando molto a rilento, troppo a rilento. Solo che erano solo quei due, non c'era nient'altro. La pressione sta aumentando in maniera imbarazzante. Non so se devo fare qualcos'altro, tipo. Ecco. Devo fare qualcos'altro. Adesso io non ho la benché minima idea del cazzo che sta per succedere, proprio. Assolutamente. Ok, siamo sott'acqua, giusto? E come ci dovrei passare io da qua, scusatemi. Credo di dover solo prendere la rincorsa. No, neanche. Aspetta. Ah, posso togliere i detriti. Ok, non avevo mica capito. Ok, meno male. Sembrava più complicato del previsto, invece no. Vedo una grossa luce rossa lì. Però aspetta. No. L'arc ci passa, ok, quindi posso andare avanti tranquillamente. Ok, sento di dover accelerare il passo, vero? Mi sa che mi conviene, vero? Ah no, era l'ombra, amico, mi stavo già cagando in mano, e invece non era niente. Io qui dovrei poter saltare, giusto? No. Sto mega inculato qua, vero? Qui non posso togliere i detriti. Quindi come... Oh, cazzo. Madonna, che fine brutta che ha fatto. Poraccio. Non l'hanno aspettato, devo presumere. No, non l'hanno aspettato. E questo è quello che è successo. Pensavi stesse per crollare, alla fine è crollata. Però io adesso dove devo andare? Scusatemi. Cioè, dove dovrei spostarmi? Non vedo neanche sentieri alternativi. Cazzo. Ma che... Non dovrò mica seguire quella cosa. Spero vivamente di no. Vero? Non mi dovete mica dire che devo tornare indietro, vero? Vi prego, vi supplico, vi imploro.
Io lo seguo, ma so già che me ne pentirò. Proprio ve lo dico senza troppi timori. Per adesso, perché poi ne avrò anche di peggio. Devo tornare indietro. Vero? No, aspetta, non posso tornare indietro. E allora dove minchia devo andare, scusate? Siamo vicini, ma... dove dovrei passare io, di grazia, signore essere ignobile? Dico che mi aspetto di essere preso per mano, ma perlomeno di capire che cazzo devo fare. Cosa che da queste parti sembra estremamente rara, se devo dirla tutta. Perciò se qualcuno si degna di darmi una spiegazione... No... Questi sono i pezzi che abbiamo tolto. Salire di più, non posso, non ci sono porte, porticine. Aspetta che accendo la storcia, che come minimo scopriremo gli altarini come al solito. No, niente altarini. Ah, ecco, andate a fanculo. Ogni volta mi perdo pezzi. Bene. Sembra giusto che tremi tutto in un momento come questo. Ma dove minchia siamo? Non assomiglia a niente di quello che abbiamo visto finora. Devo dirla tutta, anche a livello di esplorazione subacquea, diciamo. Quindi vorrei capire, perché chiaramente c'è la paura come c'è anche la curiosità. Ma allora esiste davvero? Soprattutto abbiamo capito che ci sono due entità a questo punto. Una che sta cercando di farci fuori e una che sta cercando di aiutarci. Grazie al cielo stiamo... Sembra che abbiamo incontrato quello... quello che abbiamo incontrato... L'unità che vuole... L'entità che vuole aiutarci, perché... Insomma... Ci sta gentilmente spiegando la situazione. Anche se dovrebbe togliersi sto vizio di apparire dal nulla, che... Avrei bisogno delle mie coronarie. Non vado per i 30 e ci tengo ad averle sane. Non si passa. C'è un puttanaio della Madonna qua dentro. Per non dire uno schifo totale. Ecco, grazie, mi hai anticipato. Ok.
What are you talking about? Il motivo per cui siamo stati... Beh, se me lo dici così gentilmente... Non so se sia estremamente contento della cosa, wow, vero? Immagino di no, vero? Vero? Staccato un braccio, vabbè che ormai un braccio robot, sai che cazzo gliene fregava, però insomma... Immagino ci tenesse. Ah pure. No. Non lo farai. Ma questo significa che lo farà qualcun altro al posto suo, vero? Vero? Ok, c'è una porta aperta, ok, devo andare di qua, sì, per un cazzo. Madonna, è tutto glitchato, non si vede una sega, ecco, grazie. Ok, me la do a gambe in velocità supersonica, nel limite del possibile, effettivamente, che... No, grazie, io me la do a gambe. Scappo molto volentieri. E scappo pure in fretta. Non ho visto... visto luci strane, ma mi faccio i cazzi miei, vero? Io scappo e basta. Seguo le luci e scappo. Qualunque cosa stia per succedere, io scappo. Me la do... E quindi? Dove sono? Dove sto andando? Non lo so, ma devo trovare una soluzione, immagino. Vero? Sta arrivando, vero? E io sto arrivando dove devo andare, vero? Cos'era quella roba sopra di me? Non lo so, io nel dubbio scappo. Comunque abbiamo scoperto che quella creatura ignobile era uno dei... dei ricercatori che ha cercato di... Aia. È finita per forza, vero? Non può durare a eterno, vero? Non mi aiuta molto a capire. Devo fare qualcosa.
Sembrerebbe di sì, non lo so. Ormai non mi reggo in piedi. Anche perché sono stato azzannato da qualcosa, tipo 3 volte. Ecco, sono arrivato alla fine. Fatemi entrare per cortesia. Prima che la situazione peggiori. Vediamo di capire cosa è rimasto da fare ora. Visto che, come ha detto il nostro nuovo amico, che purtroppo ha fatto fine brutta, però bisogna distruggere l'unica persona immune al nuovo pattern, quindi in teoria io. Perciò gradirei delle spiegazioni. Aia. E mi fa male la schiena, per forza di stare così. Arrivati su Fi, abbiamo... Aspetta, vediamo se c'è modo di risistemarci, perché siamo tutti sgangherati dopo il triplice azzanno del... Sembrerebbe di no. Qui è bloccata, non c'è modo di accendere. Ah, ecco. Oh, Catherine. Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the arm. Mamma, che schifo. Yes, of course. Are you okay there? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the arc? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Fi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Ho come il vago sospetto che non sarà così semplice. Vero? Alright, Fi's up and running. No, ecco, si è aperta adesso. Not really. For some reason, they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to town. I hope everything's okay with the space gunner. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Ok, qua ci servirà l'omnitool, quindi questo dobbiamo fare alla fine. Bisogna andare di qua adesso. Siamo tutti sgangherati. Bisogna praticamente... Madonna, non promette bene quando un... Ok, questo non mi sembra... Oh, ecco. Vediamo cosa succede adesso. Allora, possiamo mi staccasse anche l'altro braccio, che tanto ormai. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a real. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Queste sono bloccate. Non so cos'è questo. Questo computer non è accessibile. Si può entrare però qua. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it.
Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your Ark? I had to make a quick stop inside Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? To stop it from torturing your memory if you meant. Okay, let's just get back to work. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. Okay. Devo presumere che dovremmo spostare questa batteria nelle varie porte, tranne questa, perché c'è una spina, perciò bisognerà metterla per forza qui. Ok. E quindi bisogna entrare di qua. Vediamo di trovare sta maledetta arca che ce la siamo persa per strada. Eccola qui. Good job, Simon. Take it to the assembly space and load the bullet. Sperando non succedano altre troiate, perché immagino che siamo letteralmente alla fine dei giochi. Un po' confusionario come finale fino adesso, eh? Non è stato il massimo della vita. Ah, non si chiude lo sportello, vabbè. Vediamo poi che si deve fare. Non ce l'ho ben chiara come cosa. No, qui no. Provo a ritornare su. Magari. Ah, all'occhio. Magari adesso si chiuderà tutto quanto. Magari possiamo riprendere l'Omnitool adesso. Ecco, fammi vedere qua. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the path. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before regression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Ok, quindi che devo fare, mo? Scusa, abbiamo messo il silurone, questo non lo possiamo riprendere, quindi dobbiamo continuare a frugare giù. Ok, e fanculo, quindi mi sono dimenticato qualcosa giù per forza. Immagino centri la batteria che abbiamo piazzato, che adesso è di e di qua. La posso riprendere? Sì, quindi significa che la devo riusare. Dove la dovremmo posizionare, però adesso mi è un attimino ignoto. Qui non c'è modo. Qui tantomeno. Ah, ecco qui. Carico individuato. Ah, ecco, aveva la chiusura elettronica, ecco perché non lo potevo chiudere io. Penso che ce l'abbiamo fatta stavolta. I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Direi che ce l'abbiamo fatta. È stato un affaraccio strano, ma ci ha dato dei bei momenti. Ma come il vago sospetto che non sia finita manco per la punta del cazzo. Vero? Non vi costa nulla metterlo, no? Now we just need to get the shell into the gun and then
Phil, aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omni tool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Ok. Mi pare che ce l'abbiamo fatta, veramente. Oh, ok. Vediamo che cosa può andare torto adesso. Su. Aspetto con ansia di sapere come la prenderò in quel posto sul finale. Su. Anche se per ora non mi sembra il caso. Su. Sorprendimi, insomma, che per adesso ci sei riuscito più che bene. Beh. Stavo aprendo il portellone. Se la prende con calma. Eccoci qua. Qui proprio è una... Ok. Che dobbiamo fare? Ok, ma non mi interessa sapere. Wow. Ok. No, io adesso dovrei ruotarlo, sto... capito. Mamma mia. Ci deve essere un modo di ruotare la... Forse... Oh, ecco, era un aromeno automatico. Un puttanaio della Madonna. Here we go. Senza che nessuno mi avvisasse di nulla. Ok, allora andiamo. Quel timer non mi fa stare tranquillo, ma proprio per niente. Okay. Questa
bella. Ok, lei anda. Ok, c'è qualcosa che non va? No. Perché io non sto caricando? Porca troia. Merda. Questo non è bello, proprio per niente. Bastardi. No, meno male. Oh. Sul finale, brutti stronzi. Copia. We're here. No. We were getting on the ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't tell you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. Bullshit. We came all this way. We launched the ark. I know it sucks, but our copies are out there. Catherine and Simon are both safe on the ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. Make sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. Oh, fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine, you lied! And I believed in you, and I trusted you! You said we're getting on the fucking ark! We were on the ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! You fuck! È successo qualcosa? Catherine? Catherine? Oddio, che finale di merda! Madò! L'ho realizzato solo adesso! Questo si è fatto il culo a paiolo, ha rischiato di morire 37 volte. E alla fine ci ha mandato una copia. Madonna, che tristezza. Puttanazza miseria. Che finale di merda. Cioè, non finale di merda nel senso che è brutto. Finale di merda proprio per come ti lascia. Porca troia. Madonna. Roba da l'ultimo uomo sulla terra, proprio ai confini della realtà. Porca troia. Io vi giuro, non so cosa pensare. Perché mi lascia abbastanza interdetto e non esagero quando lo dico. A parte che poi vabbè sto lasciando i credit perché anni di Metal Gear mi hanno insegnato che non bisogna mai saltare i titoli di coda. Porca puttana. Il problema che ho io con questo gioco è purtroppo uno molto importante, cioè che ha cercato in tutti i modi di farmi, cioè, di farmi affezionare, di farmi capire il tipo di dramma che stava vivendo. Che stava vivendo Simon, però non ce l'ha fatta, e quello è il problema. Almeno fino a questo momento, fino alla fine.
col finale più anticlimatico e deprimente che potessi mai vedere su un gioco del genere. Cazzo. Whoa. Is this? Did it work? È Simon Lark questo. E direi che ha funzionato, sì. Ti lascia questa la parziale soddisfazione di essere che almeno uno di loro, tra virgolette, sia potuto che un Simon, dicevo, sia almeno potuto entrare nell'arca. Lo stesso test che ci hanno fatto fare, che ho fatto sulla terraferma. Di dare delle risposte quantomeno coerenti con quello che potrebbe essere lo stato d'animo mio, perlomeno non necessariamente di Simon. Vorrei solo capire adesso che cosa succede adesso. A parte che per essere un'arca con decine di centinaia di persone, mi sembra un po' vuotarella, Catherine? Ah. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Insomma, tutto bene per modo di dire. Abbiamo un'arca lanciata nello spazio, mentre l'uomo che si è fatto il culo per portarcela dovrà morire da solo dentro un involucro. Una bella prospettiva. E mo? E mo direi che è finito sul serio.
Sì. Ah, e alla fine il volto dei titoli di testa si è formato per diventare Kathleen. Molto carina come cosa. Bene. Un po' in anticipo, non per colpa mia, ma dobbiamo chiudere la live di oggi. È finito completamente. Mi aspettavo qualcosa di più, lo sono onesto. I cagotti veri e propri sono arrivati sul finale, però alla fine sono arrivati. Potevo cacarmi addosso un po' di più, lo ammetto. Detto questo, non ho ad oggi la benché minima idea di cosa fare adesso in poi su Twitch, quindi non lo so. Cioè, nel senso, su Twitch continuiamo per forza. L'unica cosa è che non so cosa portarvi. Con molta probabilità copriremo nel mentre che penso che cosa fare per le prossime live. Probabilmente facciamo tappabuchi con Apex come abbiamo fatto domenica scorsa. E poi, una volta che avrò l'idea, diciamo, la faremo partire anche qui su Twitch. Nel frattempo, martedì, ricominciamo tutto normale. Martedì, Scarponi da Roma. Venerdì, abbiamo detto, tappabuchi con Apex. Magari andrà un po' meglio dell'ultima volta. Domenica, sì, domenica prossima, 24 invece, dalle 13. Sì, dalle 13 sul Twitch di Computer Point e in hosting su Italian Gaming Championship. Quarto appuntamento, no, chiedo scusa, quinto appuntamento con la Sardinia Tekken League, commentata da yours truly, come sempre, anzi, come sempre, come la settimana scorsa. E direi che abbiamo chiuso qui. Molto anticlimatica anche la chiusura della live, oltre che la chiusura della storia. Quindi, se lo state guardando su YouTube nel recap, nel replicone, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.